Chiesa di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, gremita nel pomeriggio di oggi per accogliere il feretro di Giorgio Spezzi, il ragazzo 29enne che nella notte tra il 23 e il 24 aprile scorso si è tolto la vita con un colpo di pistola all'interno della sua abitazione. Una vita interiore evidentemente tormentata che ha portato a compiere il gesto estremo, riflessivo e riservato come era, da come ci raccontano i conoscenti più stretti, non aveva mai fatto parola con nessuno. Di fronte a questi eventi, la nostra piccolezza, la nostra creaturalità, e necessariamente abbiamo bisogno di guardare in alto. Sentendo gli amici, a Giorgio non mancava nulla, conduceva una vita normale, suonava il basso e la chitarra, faceva sport e si era comprato da un mese l'auto dei suoi sogni e nonostante avesse chiuso con la fidanzata da poco tempo, non sembrava nell'ultimo periodo particolarmente provato. Per i carabinieri che hanno indagato sull'accaduto invece, potrebbe essere stata proprio questa delusione sentimentale alla base del suo gesto estremo. Parenti, amici, volontari della Croce Rossa di cui lo stesso Spezzi era dipendente e tutto il quartiere di Sant'Orso si sono riuniti dando l'ultimo saluto. Giorgio in questi anni ha dato più di un piccolissimo bicchiere d'acqua. Tu, che come dice la Cade, se c'era da guidare guidavi qualsiasi cosa e a qualsiasi costo. Tu, che ci lasciavi senza parole per la battuta assurda che riuscivi a tirar fuori. Amico mio, quante ce ne sono state di scene e quante risate, dalle chiacchiere davanti alla scuola, agli esami di Stato, ai campi scuola, alla GMT e a tutto quello che abbiamo vissuto.